conoscete tutti questa zona? Siamo venuti parecchie e parecchie volte, veramente. E ne vale anche la pena. Siamo in mezzo alla campagna, sull'altura di Varazze, zona San Pietro. Qua sopra c'è Casanova. E abitano due nostri amici, due grandi cuochi. Sapete già voi. Venite con me che andiamo a trovare il nostro amico. Ecco, qua c'è il nostro caro Johnny Damer. Ciao, il nostro grande Buongiorno. cuoco, con la moglie Alina. Siamo venuti qua, siamo in mezzo al campo. Come mai, Johnny? Perché oggi facciamo una ricetta particolare, molto molto antica. Le tagliatelle con la zucca trombetta, una ricetta facilissima, veloce, ma molto molto buona. Questa ricetta io l'ho trovata, cioè me l'ha raccontata quando io ai tempi degli anni 60 riparavo televisori. Sopra Albenga, Casanova Lerone, da una signora anziana, da una nonna, e mentre riparavo il televisore si parlava di cucina e mi ha spiegato, stava appunto facendo questa ricetta, che poi ultimamente ho trovato in un libro di cucina nella libreria di Albenga sotto il Duomo, un libro molto antico dal 1912, scritto da delle persone normali, no? Una famiglia normale, non mi ricordo adesso il nome. E questo libro aveva un sacco di ricette, c'era questa della zucchetta trombetta. È una ricetta tipica dell'albenganese, perché le ricette trombette sono un prodotto di origine di produzione riconosciuta della zona di Albenga. E quindi oggi facciamo questa ricetta. Quando l'ha fatta quella signora negli anni 60, siccome era Casanova Lerone in montagna, montagna, insomma, diciamo in montagna, e l'aveva ricoperta alla fine con dei funghi porcini tritati crudi. La ricetta invece originale va alla fine ricoperta di bottarga tritata. E noi oggi facciamo l'originale, quella con la bottarga. Benissimo, adesso per spiegarvi meglio che cos'è la zucchetta trombetta, siccome di zucche tu mi insegni ce n'è di vari tipi, andiamo qua dietro, che Sì. vedete che abbiamo un campo pieno e vi facciamo vedere proprio da A alla Z, ok? Andiamo a toglierne una. Sì, la zucchetta trombetta viene chiamata trombetta perché è una zucchetta che si allunga e prende la forma poi di una tromba. Ora, se le sistemiamo così, rimangono abbastanza dritte perché vengono per caduta. Se le lasciamo correre in terra, questa è la cosa, correva in terra, vengono in questo modo. Allora, per cucinare le tagliatelle vanno prese con queste dimensioni, anche forse un po' più piccola, e invece se le lasciamo in grosse, poi ci sono altri tipi, altre ricette da fare. Allora, qua adesso c'è la nostra cuoca Alina, che è la moglie di Johnny Damere. Johnny Damere l'abbiamo visto prima nell'orto e la Alina riprendeva. Adesso si sono invertiti. Ciao, buongiorno. Cosa facciamo Buongiorno. allora? Proseguiamo la nostra ricetta. Sì, allora la ricetta sono tagliatelle con crema di zucca trombetta e la bottarga di Mugine. Ingredienti sono qui sul mio tagliere, si può dire. Allora, zucchetta trombetta abbastanza giovane. E tagliatelle o taglierini, questo ha fatto mio marito con Sì, più la macchina, o meno quanto di che perché peso qui sono 300 grammi di. una porzione per 3 persone? Sì. Ok. E la trombetta mezzo chilo. E basilico, la bottarga di Mugine, questo è per grattugiarla, e olio. Questo serve e per preparare la zucchetta per fare quella crema serve una pentola per cuocerla a vapore. Allora, io adesso ho lavato questa zucchetta, taglio a tocchetti piccoli perché così si cuoce più veloce e le metto nella pentola per cuocere a vapore, perché così tutti i gusti, tutte le vitamine rimangono, Non si disperdono.
non si disperdono e rimangono, diciamo, che possiamo consumare. Allora, adesso da qui le sposto nella pentola dove cuociono a vapore. Vedete che la nostra amica Lina ha fatto dei tagli grossolani della zucchetta, sì. Non bisogna per forza tritarlo eccetera eccetera, intanto no, poi va, basta così, lavorata con l'altra pentola che dovrebbe squagliarla. Sì, okay. La mettiamo per non fare tanti viaggi, tutta la trombetta la metto nella pentola a vapore. È la pentola speciale, ma si può mettere anche una pentola con acqua, e sotto, perché qui c'è acqua che inizia a bollire, e mettere anche solo un passino e coprire con coperchio, e così si cuoce a vapore. Ovviamente non è salata l'acqua che hai messo, no, all'interno, niente, della pentola inferiore, nella niente, pentola superiore che è trasparente in vetro. Ti serve per bollire, cuocere la nostra verdura a vapore. Ah, a vapore. Non serve sale in questo momento perché lo saliamo quando facciamo la crema. Per quanto tempo deve cuocere? Più o meno 10 minuti, perché i pezzi sono, la trombetta è molto giovane e vapore cuoce veloce. Allora 10 minuti e dopo servirà per fare quella crema che veramente è favolosa, perché sembra che dentro la crema c'è la panna e invece non c'è la panna, perché diciamo, cerchiamo di usare il meno possibile la panna, cuocendo. Così non ingrassiamo. Non ingrassiamo e bisogna provare. Eccolo qua Johnny che ha questo preparato, sì, in mano. Sarebbe... che io la tengo sotto vuoto così si conserva meglio. Sarebbe praticamente la sacca delle uova della muggine che vengono essiccate e poi quando si usano vengono grattugiate sul piatto o su qualunque ricetta, perché c'è tante ricette che si usano. Il sacco viene tolto per intero dal pesce, ovvero dove comprende tutte le uova, il contenitore delle uova del pesce. Sì. E poi viene essiccato. Per poi essere grattugiato su tutti i piatti. Perfetto, perfetto. Ecco, se volete vederlo, il nostro amico Johnny ce l'ha in mano. Questa qua è la forma che di solito si può trovare. Sì, si trovano anche già grattugiate, ma... No. Direi si che... perde di tutto, penso. Direi che non va bene. Allora, la nostra Lina, per far bollire l'acqua, ha alzato il fuoco vivo, che l'ha portato a una temperatura superiore ai 100 gradi. Adesso vediamo che pian pianino, abbassando intanto la temperatura, si mantiene. Onde evitare di bruciare, teniamo la cottura a fuoco medio-basso. Sì, perché si vede che il vapore sta cuoce, facendo il cuoce, il cuoco a parte nostra. Sì. Sono passati alcuni minuti e ricordiamo a tutti che ci vuole più o meno 10 minuti. Sì, è solito modo, con stecchino si controlla. Poi sì, lo faremo vedere così rinfreschiamo la memoria. Va bene. Vediamo la Lina che è pronta a scoperchiare la pentola e provare. Attenzione con vapore sempre, perché vapore scoppia. Si vede che lo stecchino entra senza problemi, allora la nostra zucchetta è già pronta, trombetta. Questa qua è la prova del 9. Ricordiamo, sì, che abbiamo fatto cuocere le zucchette a vapore per circa una decina di minuti. Sì. Le vedete posate sul fondo della pentola. Sì. Che la Lina sta provando sempre a fare la prova del 9 con lo stuzzicadente. Sì. Ok. Allora sono pronte. Sì. Spostiamo la pentola un po' da qui, che sarà più facile lavorare. Scoperchiamo e adesso prendiamo, si dovrebbe prendere con, io prendo con le mani, che così è più, fai prima, è più veloce. Mettiamo, diciamo, io metto questa quantità più o meno, il resto lascio per dopo. E adesso dobbiamo usare mini pimer.
è praticamente, facciamo come si fa maionese, frulliamo questa trombetta e dopo aggiungiamo a gocce, a filo, olio, e questo ci fa venire una bellissima crema che dopo condiamo taglierini. Nel frattempo accendo acqua per cuocere taglierini, che così abbiamo, nel frattempo che faccio la crema, taglierini saranno già cotti. Allora accendo e adesso quando fuoco arriva, vivo, sì, fuoco vivo, acqua fredda senza sale, sì, e quando arriva a bollore mettiamo sale e mettiamo tagliatelle. E adesso vediamo il mini pin, il nostro preparato. Le nostre trombette sono nel bicchiere, come si fa con mini pimer. Accendo adesso. Tutte e riduciamo tutto in bottiglia. E già vedendo così sembra un purè. E adesso iniziamo a incorporare olio a filo. Servirebbe una terza mano. Più o meno si aggiunge mezzo bicchiere di olio e adesso mettiamo sale. Sale fine. Sì. Qui bisogna controllare. Iniziamo con un cucchiaino da caffè. Sì. E nel frattempo possiamo mettere giù le tagliatelle. Acqua bolle, metto sale, sale grosso. Più o meno? Più o meno un cucchiaio da tè. Più ho due cucchiaini da caffè e mettiamo i taglierini. Questi sono freschi, allora cuociono velocissimo. E procedimento dopo. Quando sono cotti li mettiamo in una terrina e sopra versiamo tutta questa crema. Adesso la pulisco un po' così. Ricordiamo, per chi si fosse collegato adesso, è una purea di trombetta. Sì. Di zucca trombetta. Di zucca trombetta, guarda come maionese. È una purea, una crema? Una crema. Adesso lo facciamo vedere meglio. È una crema veramente fine e gustosa, e dopo componendo piatti si mette sopra la botarga grattugiata e un pezzettino, una foglia di basilico. E abbiamo già tutto. I nostri spaghetti sono quasi pronti. Almeno all'incirca dovranno cuocere per la bellezza di 4 minuti. 4 minuti è pasta fresca. Allora dipende come si vuole, ma quella è già giusta.
così. Per sapere quanto sono, quando saranno pronti, che consiglio si può dare ai nostri telespettatori? Bisogna vedere, perché sono gusti diversi, ma se si vuole al dente basta prendere uno e proprio assaggiarlo. Se si sente ancora nervo dentro, allora sono giusti. E i nostri sono giusti, perché ho assaggiato la prima. E adesso li prendo. Li prendo in questo modo, si dovrebbe scolare, ma in questo modo va bene perché devono rimanere un poco umidi. Ok. Va bene. E adesso mettiamo la nostra crema. Vede, è pronto. Adesso prendo la botarga, la grattugia. La botarga è avvolta in una specie pellicina, bisogna un po' scoprirla, e grattugiamo con la grattugia. E quantità dipende come si desidera. Sono persone che piace di più e sono persone che piace di meno. E questi pezzi mi sono caduti interi. E mettiamo la foglia di basilico. E questo è il piatto pronto da servire. Qui sono tre porzioni.